Ancora vincere una gara assoluta al campionato italiano, ti ha fregato Lupino questa volta? Bisogna correre sempre, perché Lupino è andato fortissimo. Adesso l'altra gara l'ho visto un po' restio, queste gare qua invece era bello cazzuto. No, contenti per la moto, perché comunque è andata benissimo, nessun problema, a parte l'ultima manche, un pelino con la frizione, qualche problemino, e mi si è spenta su dove sono caduto. E quindi avevo un po' paura, però è stata veramente una bella gara, perché anche le partenze sono state davanti, quindi contentissimi, e la moto funziona bene. Io una gara col fango erano tantissimi anni che non la facevo, quindi mi sono dovuto un po' abituare, però il ritmo è buono e quindi siamo contenti così. Senti, io te lo dico, noi speriamo a questo punto di vederti a Gioiella, di vederti a Faenza, insomma ci hai fatto affezionare ormai, anzi ci hai fatto abituare, questa è una cosa che a me è un problema, perché ti tocca venire sempre. Sì, anche perché no, ci piace, insomma, ci piace l'agonismo, ovviamente ottime gare, ottime sportellate. Alessandro, bello, siamo divertiti. Alessandro, c'è Michele Dal Bosco che mi vuole. Sì, poi, dimmi. Poi devi vincere una gara di campionato italiano, quindi devi venire, no? Ah, è giusto, ha detto, poi devi vincere una gara di campionato italiano, quindi devi continuare per colmare questo gap. Ma io l'italiano non sono andato mai fortissimo, infatti non ho tantissimi titoli italiani. Faccio performo meglio al mondiale, sempre. Quindi, va bene. Però ecco, le gare italiano, poi anche i piloti che vanno all'italiano, quando vanno al mondiale, secondo me vanno più piano, perché ho visto che all'italiano vanno veramente forte, quindi dovrebbero fare anche lo scatto quando sono nel mondiale, un po' più aggressivi così. È stata veramente bella, è stata tosta, devo dire la verità, e mi sono divertito a lottare con lui, siamo andati delle sportellate da amici, è bello, e però mi ha tirato il collo, perché a punti ce n'aveva di più lui, io dovevo stargli vicino, poi ha commesso un errore lui e ne ho approfittato. Quindi dai, è stata una bella manche tirata, Ducati ha fatto doppietta entrambe le manche, 1-2, 1-2, quindi stiamo lavorando bene, devo fare complimenti a tutto Ducati, a Davide Perni che è la mente di questa cosa, a tutte le persone che sono involved, diciamo, in questo gruppo e la mia squadra e anche Antonio, perché comunque ha dimostrato che a 40 anni ci dà ancora del gas e per me stare lì vicino con lui è buono. Ha detto però che quelli che vanno all'italiano vanno più forte all'italiano che al mondiale, quindi tu ti sentirai chiamato in causa, adesso c'è un problema. Sì, ma è vero, ma io l'ho sempre detto, da quando facevo l'italiano, persone che ci combattono all'italiano, poi al mondiale non le vedi. L'italiano dà questo input a più agli italiani e oggi si è dimostrato. Io ho dato tutto me stesso per stare vicino a Antonio. Però la prima manche era di tecnica, magari io e Antonio avevamo un po' più degli altri, ma la seconda ho visto che anche Tropepe è venuto su, è stato lì con noi, è forte, quindi vanno forti italiani, adesso vediamo in futuro se si uscirà qualche garetta. Grazie Alessandro Lupino, complimenti.